Buongiorno a tutti, bentrovati. Oggi è martedì 2 ottobre 2018. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è martedì e come tutti i martedì parliamo di periferie. Lo facciamo con un grandissimo ospite, il nostro padrone di casa del martedì, che per la 53esima puntata è qui con noi. Sì, direi che siamo alla 53esima puntata. Buongiorno allora Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno a voi, ben ritrovati. 53 puntate, insomma. Sì. Sono un bel numero, ne abbiamo. Soprattutto direi perché in quasi tutte le puntate abbiamo avuto degli interventi, chiamiamoli così, degli ospiti, che però ospiti non sono perché sono dei partecipanti attivi. No? Come ad esempio l'ospite di oggi. Esattamente. Chi ci ha portato? È Lucia Maschio, che è una persona che ormai da tanti anni nell'ambito del quartiere Giambellino Lorenteggio e in particolare nella parrocchia San Leonardo Murialdo collabora ed è la protagonista di una ludoteca e anche di uno spazio compiti. Ecco, Walter, allora, buongiorno, buongiorno Lucia, grazie mille di essere qui. Buongiorno. Come diciamo appunto, non sono solo ospiti, ma proprio gente attiva, sono persone attive, personaggi attivi che costruiscono praticamente ogni giorno un pezzettino della nostra Milano. Che fa? Che fa? Che fa? E che a noi piace raccontare. Allora io vi rubo qualche secondo perché lo sai Walter, noi di Milano All News abbiamo creato l'anno scorso i Milano Storytelling Awards, che sono questi premi che diamo appunto a coloro che raccontano anche nei fatti, soprattutto e non solo nelle parole, questa nostra città. Sono aperte le votazioni per la prima fase dei Milano Storytelling Awards e quindi vediamo subito il contributo filmato. Insomma, l'avete visto, sono aperte le votazioni, www.milanostorytellingawards.it oppure sul nostro sito internet milanonews.it trovate il pulsante per votare. Torniamo però alla nostra puntata di oggi, appunto parlando con Lucia Maschio, che è una volontaria appunto della parrocchia di San Leonardo Murialdo, sì, dove vi occupate, diciamo, di dopo scuola e non solo, perché avete aperto anche una sorta di ludoteca. No, ci racconti un po' come funziona la vostra realtà. Allora, abbiamo iniziato più di 20 anni fa con la ludoteca. I compiti sono arrivati dopo, perché i bambini quando scendevano arrivavano anche con i quaderni e ci chiedevano come si faceva il compito. E quindi si mettevano lì nel rumore dei bambini che giocavano a fare i compiti. Qualche anno dopo invece la parrocchia ci ha offerto delle aule apposta per fare solo i compiti. Perché anche nel frattempo da 20 bambini eravamo saliti 40, 60 fino ad arrivare a 100 dove chiudiamo le iscrizioni. Perché dove chiudiamo le iscrizioni? Sì. Quindi ormai arrivate a quota 100 praticamente, sì, la famosa quota 100 quella che avete fatto prima. Sì. Arrivate praticamente subito, ogni esatto, anno avete 100 bambini. Immagino insomma 100 bambini da seguire, da aiutare, sì, bambini di un quartiere come quello dell'Orientale Giambellino, sì, quindi comunque immagino giochi senza frontiere, cioè sì, qualsiasi sì, etnia immagino, sì, giusto? Sì, sì, tantissime. Sudamericani, egiziani, marocchini, asiatici. Quindi anche magari i bambini un po' da seguire da vicino perché magari hanno qualche difficoltà in più sulla lingua, così. Sì. Siete, immagino, tantissimi volontari. Sì, negli ultimi anni sì, piano piano siamo sempre aumentati. E come funziona questo dopo scuola e questa ludoteca? Quando è aperta, come possono fare i bambini a venire? Allora, a settembre prendiamo le iscrizioni perché possono venire solo quelli iscritti. E poi dalle 3 il sabato pomeriggio dalle 3 alle 4 e mezza si fanno i compiti e man mano che finiscono, si finiscono prima, scendono nello spazio giochi che è aperto fino alle 5 e mezza.
diciamo appunto gestito da voi volontari, Sì. mi dicevo che per i compiti avete un supporto importante. Sì, da molti anni la scuola, una scuola privata di vicino, manda i suoi ragazzi del liceo classico e scientifico al pomeriggio ad aiutarci e quindi si affiancano come fratelli maggiori e i bambini apprezzano molto questo Ecco, aiuto. perché questi bambini frequentano dopo scuola? Allora, all'inizio erano tutti italiani e avevano qualche difficoltà loro, e quindi non avevano le famiglie in grado di aiutarli per dei motivi. Adesso, spesso perché sono bambini stranieri che hanno i genitori che non parlano bene l'italiano e quindi non sono in grado di aiutarli e alla minima difficoltà non riescono più ad andare avanti a fare un compito da soli. Ecco Walter, hai trovato una delle ennesime storie che fanno capire l'importanza del volontariato, l'importanza di queste strutture sul territorio milanese, perché insomma stiamo parlando di 100 bambini, un quartiere comunque importante come quello dell'Orenteggio Giambellino, che anzi hanno delle difficoltà anche con la lingua italiana e grazie a questi volontari riescono a superarle e quindi ad andare meglio a scuola, anzi magari può essere anche di ispirazione e insegnamento per i propri coetanei. Ma io direi una sottolineatura importante è questo rapporto, per esempio, con l'altro istituto, no? Presumo sia l'Alessis Sì, Carrel esatto, la Tommaso di Moro. Viengane, e quindi c'è questo rapporto. Innanzitutto, uno, una scuola che si apre al territorio, perché questo è uno dei dati importanti. Noi abbiamo un sistema scolastico che è sempre molto critico, ma noi dobbiamo guardare da una parte alle criticità, sicuramente. Le scuole se stanno in piedi, se crollano i soffitti e quant'altro, questo indubbiamente, ma noi dobbiamo anche vedere la scuola come un'opportunità, cioè l'insegnare all'esterno, la possibilità anche per i ragazzi di andare all'esterno, aiutare dei ragazzini piccoli, misurarsi sulla propria competenza acquisita nella scuola e offrirla anche agli altri, questo è un punto fondamentale. Per cui il rapporto tra il mondo scolastico, in altra occasione avremo magari possibilità di approfondire il tema del mondo universitario, perché noi abbiamo 200.000 universitari a Milano, che possono venire a Milano utilizzando Milano, oppure possono anche dare il loro contributo. E ci sono parecchie esperienze in questo senso. Ecco, ritornando a questo, allora, il fatto importante è proprio questo rapporto che si apre tra realtà educative, no? Che una va a vantaggio dell'altra, perché sicuramente anche l'occasione di andare a fare del doposcuola ai ragazzini matura gli studenti che vanno a fare il doposcuola. E questo qui è un elemento fondamentale nel momento in cui proprio si parla di, tra virgolette, problematiche educative dei ragazzi, no? Ok. Che è una questione enorme. Questo è il primo punto. Il secondo è che non deve essere lasciato alla circostanza, al caso. Qui perché un istituto, diciamo, confina con la parrocchia e quindi diventa semplice L'istituto, da anche. quanto ho capito, è tutto privato comunque, quindi insomma, Sì, forse è anche più facile per loro è libero, è muoversi. un libero istituto, ma ci Infatti, sono anche altre esperienze. Ma il ok. problema è che non diventano, cioè sono esempi. Ma potrebbero diventare esattamente fatto strutturale. Ci sono, per esempio, tutta una serie di aperture con il tema della scuola-lavoro, su quali io non voglio entrare, su come è stata congegnata, eccetera. Però per dire che gli studenti possono uscire, no? Ma proprio in maniera strutturata. Il problema è che molto spesso non si conoscono nemmeno le opportunità. Le opportunità nascono un po' per conoscenza, invece dovrebbero essere proprio per canale informativo, proprio perché c'è una ricchezza da una parte e nello stesso tempo c'è anche un bisogno dall'altro. Questo è uno dei punti fondamentali e qui sicuramente il livello istituzionale deve tenere conto. Uno, di tutti, per cui il comune di Milano in particolare, uno, tutti i doposcuola che ci sono a Milano, Sono tanti, che non li sappiamo. conosce nessuno perché non sono stati mappati. Noi abbiamo cercato di fare un lavoro di indagine e quindi possiamo dire che all'incirca saranno circa 170-180 i luoghi dove si fa doposcuola. Non sono pochi, comunque. Il numero no, non lo conosce per nessuno, noi andiamo per approssimazione perché avendo fatto dei lavori in alcune aree, in alcune zone, abbiamo visto che c'è un numero significativo di contributi dopo scuola. Ecco, questo è al momento quello che mi sento di evidenziare. Quindi possibilità di osmosi tra scuole
e dopo scuole, perché normalmente il dopo scuola è un po' al servizio della scuola. Invece in questo caso c'è una scuola che è al servizio del dopo scuola. Perché è un dopo scuola che esiste, appunto, diciamo, una realtà che esiste da quasi 20 anni, dicevi Lucia, che va avanti sulla sua strada, trova però la collaborazione appunto di questo istituto. I ragazzi dell'istituto vengono e aiutano i ragazzi? Sì, vengono accompagnati addirittura da un professore, perché lì è diciamo che è un po' obbligatorio il fatto di scegliere un'attività di solidarietà, di volontariato, e quindi loro ne hanno proposte alcune. Mi sembra un obbligo intelligente, proposte, cioè. Ma l'anno scorso si sono aggiunti, mi sono dimenticata di dirlo, anche ragazzi di licei pubblici che facevano l'alternanza scuola-lavoro, quindi le valevano come ore, queste ore passate lì. Oh, di qualcosa forse si riesce, si muove, è importante, diciamo, il rapporto anche con le istituzioni, immagino che ma anche il municipio sia un municipio attento a queste cose, spero, nel senso che è un municipio, sai, conosciamo che insomma. Però, come dire, forse non abbastanza, ma nel senso, bisognerebbe cominciare a dare più strumenti anche ai municipi. È un problema strutturale, cioè la buona volontà c'è, però a volte magari manca. Cioè uno va, intercetta il municipio, conosce. Invece il municipio dovrebbe avere una quadratura della situazione, una visibilità sulle cose che accadono. Poi le scelte possono essere varie, quello che si vuole, però l'importante è sapere e non venire proprio così per caso a conoscenza di. No, perché altrimenti, perché Milano, noi lo diciamo sempre, ha tutte le risorse per risolvere tutti quanti i problemi. Il problema è che non metti insieme le cose, no? Non mettendo insieme le cose, poi ci sono tutta una serie di scoperture. Ecco Lucia, raccontaci un po' come avviene però la giornata all'interno del dopo scuola. Ricordiamo appunto il sabato, avete dedicato questa giornata, come funziona, come cosa avviene, so che poi avete anche un dopo scuola, diciamo. I bambini vengono accolti alle 3, vengono chiamati per classi, perché sono divisi per classi, sono dalla prima alla quinta elementare. Man mano che finiscono vengono accompagnati nello spazio giochi, dove ci sono sempre degli animatori che fanno giochi all'aperto, che sono quelli più gettonati perché i bambini hanno bisogno di muoversi, correre. All'interno ci sono delle signore che fanno invece lavori manuali, e poi c'è anche spazio libero dove possono, c'è una casetta dove possono giocare le bambole. E quest'anno vogliamo riproporre dei giochi da tavolo, che però hanno bisogno di essere seguiti da un adulto, perché sennò i bambini dopo si perdono. Sì. Ecco. E poi so che alla fine del gioco c'è anche un momento, diciamo, tutti insieme di convivialità, di merenda. Sì, ecco. Da sempre abbiamo offerto la merenda ai bambini, e a loro piace molto perché è la merenda. Chi sono i volontari che aiutano? Perché da quanto ho capito ce ne sono tanti di vario genere, mi sembra di capire. Allora, a parte i ragazzi che aiutano nei compiti, ci sono donne della mia età, oppure maestre in pensione, o gente che è in pensione, che viene ad aiutare più i compiti, e qualche scout viene ad aiutarci alla ludoteca invece per fare qualche gioco di gruppo, che comincia a diventare, avendo iniziato più di 20 anni fa, adesso non ho più tanta forza per farli i giochi. Ma se qualcuno volesse magari darvi la mano, avvicinarsi a voi, come può fare? Dimmi un po'. Può venire in parrocchia e chiedere il mio numero di telefono o quello di Anna. Vuol dire che può scrivere anche a noi, certo. Poi dopo giriamo i contatti, certo, di Lucia. Che cosa bisogna saper fare per essere volontario del vostro dopo scuola o della vostra ludoteca? Tante volte la gente si preoccupa moltissimo, non mi ricordo più niente, ma in realtà quando ti metti lì al tavolino, pian piano i ricordi ritornano, insomma, non è così difficile provare una lezione, fare un compito di matematica. Anche se la laurea l'avete fatta lentamente o magari non è mai arrivata, può andare anche il bene. Diploma anche basta. Perfetto, anche il diploma. Allora va benissimo, ricordiamo appunto, basta scrivete a noi a questo punto in questa diretta, o comunque andare alla parrocchia San Leonardo Murialdo, che è via Murialdo, quindi è facile, appunto, una parallela di Lorenteggio, e chiedere di Lucia, vi danno tutti i contatti vari, per poter dare una mano al dopo scuola, poi alla ludoteca, e appunto aiutare 100 bambini che insomma non sono per niente una piccola cifra, no Walter? No, sono 100 bambini con nomi, cognomi, indirizzi e vie per certi aspetti, ma fanno parte proprio di quella
l'esercito di 10.000 bambini che utilizzano e sono, direi, soprattutto accompagnati da appunto questi all'incirca 180 doposcuola che sono attivi nella nostra città, sono di varia estrazione. Li possiamo trovare dalle associazioni, agli enti di promozione sociale, alle parrocchie, anche delle scuole fanno dei doposcuola, organizzano dei doposcuola, quindi è una situazione abbastanza articolata e quindi forse per questo non si riesce un pochettino a mettere insieme, ma lo sforzo che devono fare soprattutto, soprattutto chi opera nelle istituzioni è quello di andare a cercare. Normalmente l'istituzione arriva alla richiesta, arriva qualcuno che alza il dito, guardate, ci sono anch'io, e allora diventa un soggetto conosciuto. Invece esattamente è il contrario, è un lavoro più certosino da fare, ma bisogna andare a cercare luogo per luogo tutte queste realtà che operano, perché poi possono anche aiutarsi vicendevolmente, come è il caso esplicitato dalla ludoteca Il Re Leone, no? Che, Ma come è abbiamo visto stata anche denominata dai ah, bambini. direttamente va via, Sì, deciso. perché in quel periodo c'era il film, Re quindi. E Leone, quindi ha abbiamo deciso di visto che ci quello. sono varie ludoteche che sono intitolate appunto a Re Leone in giro. Walter, una realtà appunto, diciamo, importante, come dicevi, che bisogna riuscire a mettere a sistema. Voi dicevate, avete fatto una specie di mappatura, insomma, è complicato anche mappare, dicevi, il terreno, perché capire quanti sono, quanti realmente questi dopo scuola sono, non è neanche semplice, no? Dicevi. Ma noi innanzitutto abbiamo fatto un lavoro, in particolare con il Centro Studi con Milano Ovest, ma soprattutto con l'Associazione Giovani Famiglia, che ha un doposcuola in quel di Baggio, con quasi 150 bambini, questo dal lunedì al sabato nella sostanza. E abbiamo fatto un lavoro proprio di incontro. Invitando i livelli istituzionali, il presidente della commissione del Consiglio Comunale per l'Educazione, il presidente del Municipio 7, perché se noi vogliamo avere un approccio organico alla città, dobbiamo anche avere un approccio organico a livelli istituzionali. C'è un livello istituzionale che è quello comunale e poi c'è quello zonale. Non possono andare spaiati e anche sui problemi uno può esattamente essere utile all'altro, tenuto conto che i municipi, come i consigli di zona prima, rimangono delle cenerentole, quindi avrebbero tantissimo lavoro da fare, ma non sono trasferiti dei poteri proprio marginali, sono trasferiti, e quindi anche la loro opera rischia di essere quella di una sollecitazione, quella che può fare un qualsiasi comitato per certi aspetti. Invece loro sono un ente amministrativo che in particolare nel territorio della cerchia periferica, cosiddetto, dovrebbe veder restituito quella funzione, restituita quella funzione amministrativa che avevano i vecchi comuni, Baggio, Lambrate, Niguarda, Musocco, eccetera, eccetera. Allora, il tentativo che era stato fatto nel 68-69 di restituire la funzione amministrativa che era stata assorbita a Palazzo Marino, no, questo qui è uno dei punti fondamentali. Se non se ne esce, la sindaco, giunta, assessore, consiglieri comunali e quant'altro non riescono a far diventare operativa questo trasferimento di poteri, purtroppo le periferie continueranno a rimanere distanti dai luoghi decisionali. Su quello, guardate, non c'è niente da fare. Certo. Quindi dare i poteri ai municipi oggi, no, risolve il 50% dei problemi delle periferie. Perché i problemi delle periferie non sono solamente quelli di la necessità di interventi strutturali, progettuali, devo costruire una casa, ma poi bisogna mantenerla questa casa, perché altrimenti rischiamo un pochettino come costruiamo dei ponti, ma siccome poi non li manuteniamo, a un certo punto i ponti crollano. Allora è importante invece mantenere le cose, e chi le mantiene? Non sicuramente chi fa il progetto di una casa. Ci vuole proprio tutta l'organizzazione, altrimenti va a finire come le case popolari, no? Dove non sono gestite da nessuno, sono state E costruite, ma poi poi sono terra di gestite da nessuno. nessuno. Vediamo però anche nelle case popolari se ci sono anche delle autogestioni, cose di questo genere che sono
autogestione istituzionalizzate, no? Quindi non sono cose a caso, sì, sì. No? Dove sicuramente ci sono dei miglioramenti. Perché? Perché vengono gestiti. Allora, il territorio della cosiddetta periferia è periferia perché non ha nessuno che la gestisce, non è al centro della propria attenzione quel territorio lì, e quindi si vede subito la differenza tra il territorio periferico di Milano e quello dei comuni limitrofi, che non cambia niente dal punto di vista dell'allocazione. Geografico. Cambia però che quelli là hanno il comune che è a 10 metri di distanza. Qui uno deve andare a Palazzo Marino in una metropoli, seppur piccola come Milano, che però è sempre una metropoli. Sempre una metropoli. E dove ricordiamo che il municipio, i municipi sono sui 160-70 mila abitanti, quindi sono piccole città di provincia. No, perdevo prima, mi hai fatto una domanda, poi mi sono un po' dilungato, scusate. Noi abbiamo mappato... Sì. Nell'ambito del territorio del municipio 7, nella zona 7, abbiamo mappato 25 doposcuola. No? Noi che eravamo confidenti, avendo già fatto certi lavori, pensavamo che ce ne fossero 15 o 16. No? Eravamo talmente confidenti che abbiamo trovato il 40% in più. Infatti. Abbiamo fatto anche dei piccoli sondaggi sulle zone 9 e la zona 4, anche la zona 4 ne ha circa 23, e la zona 9 ne avrà circa 25. Quindi, appunto, facendo una media di 25 per le 8 zone periferiche solamente, andiamo già a circa 200. Per quello stiamo un pochettino più bassi, perché poi non tutti sono a questo livello, ma la quantità è enorme in termini di volontari, no, di persone dedicate, poi, in termini di iniziative, ma soprattutto il numero di persone coinvolte è altissimo. In termini di bambini che arrivano, poi, no? Perché sono 10.000, sono veramente tanti. Perché infatti Lucia diceva appunto il numero di persone coinvolte è enorme, se facciamo conto di una realtà come la tua, moltiplicata poi per i vari municipi. Perché, vorrebbe dire perché lo fai, nel senso, perché viene così questa voglia appunto di aiutare questi bambini? Io sono cresciuta in questa parrocchia e il fondatore di questa parrocchia ha avuto sempre la sensibilità verso i ragazzi e i giovani disagiati. Infatti le parrocchie sono sempre nelle periferie, le parrocchie in qualsiasi parte del mondo esse siano. E quindi ho maturato questa cosa da bambina, insomma. E poi ho ricevuto molto quando ero bambina e quindi sento l'esigenza. Ecco appunto, come fare a trasportare questa tua energia, questa tua vocazione, quasi verrebbe da dire, anche magari però ai ragazzi più giovani che magari possono scoprire invece una realtà stupenda come la vostra? Non lo so, forse provando a venire lì, cioè non so, non c'è un'altra maniera. Ci sono delle Io ho notato una cosa, scusami se ti interrompo, una cosa che le mamme, siccome quando abbiamo fatto nel passato delle riunioni con le mamme, dei bambini, così, veniva detto che era a titolo gratuito che veniva, e loro si meravigliavano di questa cosa, non pensavano potesse magari esserci un servizio la categoria così, della gratuità, un servizio gratuito non era contemplato, e invece magari nei loro paesi da dove arrivano, ecco, nei paesi da dove diciamo che è uno di quei privilegi che possiamo permetterci forse nell'essere di un paese un po' più avanzato rispetto a noi. È una piccola cosa, cioè sono 3 ore sabato pomeriggio, è un impegno. Come mettiamo a fatti con i ragazzi giovani? Ne avete che vi danno una mano? Sì. Nonostante sia sabato pomeriggio, appunto, magari uno questi ragazzi vengono, infatti alle 4:30 vogliono andare via, fanno i compiti, perché finiscono la scuola, poi devono aspettare le 3 per venirle da noi. I ragazzi scout vengono un paio di volte al mese, poi si spera sempre che qualcuno da adulto... Infatti ricordiamo che appunto basta scrivere a noi sotto la diretta oppure andare in parrocchia e chiedere di Lucia Maschio e insomma voi siete ben contenti se ci sono nuovi volontari o gente che vi dà una mano. Dicevamo non serve nessuna preparazione specifica, nel senso importante è sapere un attimino cosa stanno a fare, ma poi immagino che voi comunque farete degli affiancamenti o cose per insegnare. Sì, all'inizio certo. Perfetto, allora siamo in chiusura praticamente ormai della nostra mezz'ora, è già passata. Lucia, ricordiamo bene allora dove si trova la vostra parrocchia, il vostro doposcuola e la ludoteca. Allora si trova in zona 6, parrocchia San Leonardo Murialdo, via Murialdo 9, è tra Inganni e Lorenteggio.
che stiamo vedendo anche, ringrazio Cristina per il supporto grafico con la mappa, quella gialla credo sia l'orienteggio, per farvi capire, quindi insomma è appena lì un paio di vie sopra. Si arriva alla 50, alla 49, la metro in Galli non è distante. Sì, non è distante. Quindi non c'è motivo, non ci sono scuse per non arrivare. Walter, io ti ringrazio tantissimo per questa puntata, abbiamo detto appunto tante le cose che state seguendo. Come sta andando Scuole Periferie? Scuole di Periferie è iniziata, adesso abbiamo fatto la 20ª lezione, perché la chiamiamo così, lezione, l'abbiamo fatta esattamente sul tema dei municipi, in Quel di Niguarda, lì è emersa tutta la necessità da una parte di una funzionalità dei municipi e anche un desiderio di chi fa il consigliere, il presidente dei municipi, di poter fare, perché il tema è proprio questo: se lì le persone ti chiedono di fare, di risolvere, e tu non hai nemmeno gli strumenti per poterlo fare, proprio perché non ci sono i trasferimenti, perché i regolamenti non diventano applicativi per tanti motivi che però bisogna affrontare molto nel concreto. Abbiamo un quadro adesso ottobre di altre tre lezioni, sì, infatti. Attualmente poi magari andranno anche a implementarsi, però abbiamo tre appuntamenti ad ottobre e tre appuntamenti a novembre, e diciamo che rimaniamo anche al ruolino di marcia di questo numero di 60 lezioni che abbiamo individuato. Bene. Ma proprio perché sono articolate sul territorio, infatti le sedi sono, ce n'è una al centro a Milano che ha chiama Milano, sì, no, dove parliamo di burocrazia in particolare, poi abbiamo un'altra sede che è dove svolgiamo incontri, che è la biblioteca Rara di fronte allo stadio San Siro, dove in particolare ci occuperemo a partire dal cavallo di Leonardo, no? Ma ci occuperemo proprio di tutti i beni che, architettonici che ci sono, culturali, nella periferia di Milano, che sono sconosciuti dai milanesi, dai turisti, a tutto quanto. Quindi la logica è quella di costruire un sistema spesso e volentieri vicino sulla strada, anche di invece luoghi più visti, mi viene in mente appunto lo stadio, sì, ma proprio il cavallo Leonardo ha 60 metri, ma non c'è nemmeno una freccia che lo indichi, nulla. E invece stiamo cercando di costruire un percorso cittadino, perché iniziative sparse ce ne sono tantissime, il problema è che non abbiamo una proposta corale. Ma infatti mi viene a pensare, ad esempio, su questa cosa del cavallo Leonardo, arriverà poi il solito comitato di quartiere, che a un certo punto penserà: sai cosa c'è, mi stampo 5 cartelli, li metto io, così faccio vivere il mio quartiere, cosa che va benissimo, ma che non dovrebbe diventare regola a Milano, che poi ci sono i vari comitati che fanno da sé. No, cioè, ma poi adesso non entriamo nel merito. E dopodiché abbiamo un altro appuntamento che è appunto invece a Niguarda, si inserisce un pochettino nella logica del test Niguarda per le periferie, diciamo così, a lato, a sostegno di questa iniziativa promossa da Confcommercio e raccolta dal Comune di Milano, dove in questo caso noi faremo un focus sul tema dell'abitare. L'abitare popolare è sicuramente un problema, il quartiere Giambellino Lorenteggio ha un problema dell'abitare, la previsione di investimento di oltre 110 milioni di euro, quindi sicuramente non poco. Il problema però è come vanno e come si gestisce l'abitare. Allora, c'è un mondo della cooperazione abitativa che a Milano gestisce circa 8.000 appartamenti, no? In particolare la cooperativa Abitare a nord di Milano ne gestisce 2.700 e gestisce, non ha spazi vuoti, li gestisce per ospitare opere, iniziative dal punto di vista culturale, sociale, le più varie. E sono esattamente un esempio da copiare e riportare nelle aree delle case popolari pubbliche, no? Pubbliche, diciamo che sono private dei servizi, perché poi anche sul tema pubblico-privato bisognerebbe proprio intendersi, ma non la finiamo sottile. Qui. Ecco, questo è uno scenario, lo scenario che altrimenti porta, come è accaduto adesso per il Centro Culturale Perini o Fondazione Perini di Quarto Giaro, dove c'è un invito alla partecipazione a Quarto Giaro. Il Centro Culturale Perini, che ha sede in via Aldini, in locali del Comune di Milano, che ha preso in locazione, quindi paga anche la locazione, e ha ricevuto una fine locazione,
no? Per cui se ne dovrebbe andare. Allora, questo è sicuramente uno dei temi, tenuto conto tra le altre cose che a Quarto Giaro ci sono tantissimi spazi che sono vuoti, perché se ci fosse una corsa ai propri spazi si potrebbe anche capire, ma siccome gli spazi sono talmente tanti, numerosi, è che allora è un controsenso dire opera nelle periferie. Però nello stesso tempo io che opero dal 1962 a Quarto Giaro mi chiedi di andare via e poi di aspettare un nuovo bando con tutta la documentazione che ho stratificato, ci sono studenti universitari che vanno lì a fare le loro tesi, no? Ecco, c'è questa dicotomia, questo strabismo. Allora, questo, siccome in particolare il sindaco Sala ha voluto mantenere giustamente, secondo noi, la delega sulle periferie, questo è un problema che ha e che deve Che deve risolvere, risolvere. perché non si possono trattare burocraticamente le cose, no? Bisogna conoscerle, capirle, andare a vedere come sono, e questo non lo deve fare il sindaco, perché il sindaco di Milano è il sindaco di una metropoli. Devono farlo Esistono i presidenti comunici di municipio, avendo che anche i hanno voglia poteri, di farlo, che sappiamo, hanno ma che anche non voglia, hanno. no? Solamente che vengono innescati quando esiste la rogna. Infatti. No, ci vuole la programmazione e la conoscenza. Per quello abbiamo messo nel sito periferiamilano.com tutta una serie di cose, andate a Perfetto. visitarle. Di periferia, appunto, ne parliamo sempre con Walter, parliamo sempre spesso anche di presidi di cultura in periferia. Quanti teatri, Walter, che non mi ricordo? 104, se non ricordiamo 104, se non male, ricordo male, nelle otto zone più o meno, visto periferiche. che in questa settimana qualcuno ha chiuso, ma forse riaprirà sempre in periferia, anzi più in periferia di prima. Parlo del teatro Caboto, che ha chiuso nella sua vecchia sede, ma molto probabilmente si sposterà in una sede un po' più periferica, ma forse ancora più importante per noi in quel di Baggio. Ma c'è un altro teatro molto importante, che è il teatro Guanella, che sabato inaugura la sua seconda stagione, e c'è Enzo Iacchetti che ha un messaggio speciale per noi. Amici del Teatro Guanella, ciao, sono Enzino Iacchetti, anch'io sono un amico del Teatro Guanella, tant'è che quest'anno anche in quel teatro ci sarà la mia presenza, sia fisica che non. Allora, apriamo la stagione con un grandissimo programma, il 6 di ottobre, addirittura con un musical che si intitola Dancing Queen. Ogni mese ci sarà prosa per adulti, prosa per bambini, insomma, tematiche di contenuti molto importanti. Poi ci sono anche concerti musicali straordinari. E attenzione, anche spettacoli dedicati a chi magari non può concedersi il prezzo del biglietto. Una rassegna intitolata Gli ultimi in prima fila. Vogliamo mettere questa povera gente davanti. E allora inauguriamo proprio il 12 di ottobre alle ore 16. Venite insieme a questi senza tetto praticamente. E io sarò il conduttore di uno spassosissimo programma di cabaret. Dopo ci sarà anche un weekend dedicato tutto a me in un'intervista confidenziale in cui potrete venire e farmi tutte le domande su questo strano mondo dello spettacolo e della televisione. Vi racconterò la mia carriera. Poi ci sarà sotto Natale, una regia mia di un gruppo di ragazzi bravissimi. Insomma, andate sul sito www.teatroguanellamilano.it e poi cercate tutti gli spettacoli. Io vi aspetto, ciao! Grazie mille a Enzo Iacchetti e grazie mille al Teatro Guanella, che insomma riapre per una nuova stagione un presidio importante di cultura, periferia, non periferia, poi insomma sarebbe da vedere perché sono al limite della circonvallazione, quindi sappiamo che l'Agenzia delle Entrate non valuterebbe, però insomma. L'Agenzia delle Entrate, ciò che è fuori dalla circonvallazione 90-91, l'ha chiamata periferia. Periferie, loro sono Quattro legge, aree loro sono 50 periferiche. metri dentro, Dentro, quindi loro semicentro. sono un semicentro, però insomma, diciamo che invece vanno tantissimo per tutta la zona di Viale Certosa, del Ponte della Ghisolfa, tutto quel municipio, quella specchio di municipio 8, municipio 9, che insomma è davvero importante. Walter, grazie mille allora di essere stato qui con noi oggi, siamo andati Grazie a voi. lunghissimi, però insomma c'erano tante cose da dire oggi. Grazie Lucia per il lavoro che fate alla parrocchia San Leonardo Murialdo, ricordiamo il doposcuola, la ludoteca, insomma scrivete se volete dare una mano, grazie mille e buona giornata. Grazie A a voi. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre torna domani alle 12:30, sempre qui in diretta con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci.